mamma mia, che schifo, ma proprio una vergogna, niente di meno che un Monza pareggia in casa. Mamma mia, disgustato, sono disgustato. Disgustato da quello che ho visto, disgustato da quello che questa squadra non tira fuori. È un Napoli che sa di niente, è un Napoli che non apparecchia un'azione, è un Napoli che ricorda il Napoli brutto di Gattuso, addirittura mi ha ricordato per certi versi il Napoli della Serie B, il Napoli del nulla. Sta scendendo verso la pancia del campionato, la pancia brutta del campionato. Attenzione, qua non si parla più neanche di Champions. Questo è un messaggio per tutti quelli che mi giudicano là fuori. Se non ti piace quello che faccio, ma guardi tutto quello che faccio, sei ancora un mio fan. Napoletano, ma perché? Ma perché hai chiamato Mazzar? Io voglio sapere perché tu hai chiamato Mazzar. Dovevi chiamare San Gennaro, quello dei miracoli. Lui dovete chiamare. Il miracolo doveva succedere. Il miracolo di San Gennaro succede una volta ogni 40 anni. Ok, dovevate richiamare lui. Allora, chi si chiama in Napoli per la detta legge? E qui fanno tutto così, non si può, non si può, se andai a Napoli qua tu, non so buono, non so buono, non è possibile sulla Napoli che si non segna, non è possibile, non è possibile. Ma che c'è successo a si qua tu? Ma stiamo scherzando? E chi ne è parlato di go? Era passata la partita. Da Simone più forte a Simone più scarso. Oggi Simone più forte, mi aspetto da voi hashtag Mazzarriato, perché vi conosco come le mie tasche. Oggi sono sicuro che diranno Mazzarri out. Comunque mi devo ricredere su Garcia, su Rudy Garcia, perché questo stava facendo un miracolo e nessuno se n'era accorto, perché il Napoli era al quarto posto e li ha qualificati per la Champions League, per il passaggio agli ottavi, e quindi il miracolo c'era. Prima di tutti mi rivolgo a te, caro Mazzarri, adesso mi rivolgo a te. Spiegami una cosa. Zerbin, che dovrebbe andare via in prestito, titolare. Panchina per Lindstrom e Simeone. Raspadori di punta che tocca un pallone, mi fa entrare Simeone all'85esimo. Cioè, ma le partite tu le vuoi vincere oppure le vuoi giocare per protestare e per parlare con gli arbitri? E anche stasera i saluti dal gatto cinese. E voi cosa ne pensate? Fai il tuo pronostico su DAZN. Quando hai smesso di credere che tutto fosse possibile? Quanti vinci una partita? Una partita quando la vinci più? Tu hai vinto l'ultima partita di tempo di Marato. Quando vinci una partita? Madonna, questi manca in caso con Monza, ne vinci. Babbo, abbiamo perso con Frosinone, figurati. E che ci meravigliamo. Sim proprio una massa proprio scema. Ma proprio scema canocca. Ma come... Che vergogna, che vergogna. Allora, chi non vuole più e si sente appagato di questo scudetto e tutto, state a sentire a me. Guardami un momento a Nanzu o Bip, per favore, perché non può essere che una squadra campione d'Italia ci manca solo Kim e accompagna Bell. Che facciamo? Tutte queste figure in merda? No, ma non esiste proprio. È un pare che non serve praticamente a niente. È un pare che veramente non muove in alcun modo la classifica. Caro Di Bello del cazzo! Quando cazzo ti decide ad ammorire qualcuno del Monza? Quando ti decide ad ammonire uno del Monza che Ciurria ha fatto 3000 fall, non è stato manco ammonito? Quando? Quando? Io non è possibile che noi facciamo mezzo fallo subito giallo. Non è possibile.
Poi gli altri fanno 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40.000, 0, 0 gialli. Come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile? Ma quanto è bello vedere i napoletani così. Vederli perdere, vederli a 12 punti con una partita in più. Non apprezzo, ragazzi, non apprezzo. L'anno scorso si sentivano dei campioni, si sentivano invincibili. Erano la squadra che doveva aprire il ciclo. Secondo le Leadani, il Napoli doveva aprire un ciclo che doveva insegnare al mondo del calcio italiano come aprire un ciclo. Questi qua, quest'anno, non si qualificano neanche per il quarto posto. Ma tu sei qua duro, Napoli, ne voglio vorrei più. I cassi calciatori del Napoli ne voglio vorrei più perché non danno niente. Non c'hanno niente, non danno niente. Nessuno è venuto a sbattere questa mano. Non a sbattere, ma facete sisc, criticate, mandatelo a chi lo paese, ne sbattite, mano, sennò è la fine, perché mo già è la fine. Disertate lo stadio. No, perché non è possibile. Senza fare, ci siamo fatti una bella partita, siamo qua di 10 minuti, poi ci mangiamo chi lo fa, e boh, si va, ma penso che gli ha sbagliato il rigore, sennò mi penso una partita. Ragazzi, il Napoli non riesce più a vincere una partita. Ma cos'è che sta succedendo a questa squadra? Cioè, ma è possibile che in così poco tempo la squadra non riesce più a fare niente di quello che faceva l'anno scorso? Boh. Cioè, si pensava fosse l'allenatore il problema, invece non è così. Ma com'è possibile? 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 0-0 in casa contro Mons? Com'è possibile? Ma con me che mi ha fatto sta fine in merda? E veramente non mi faccio capace com'è possibile passare nello stesso anno dallo scudetto a una figura in merda come questa? A chi ha ringraziato stasera? A Meretto! Una cosa bella, a chi ha ringraziato stasera? A Meretto! Cioè, siamo proprio Napoli, siamo una barzelletta, facciamo rire, no, facciamo chiagnere! Che l'anno nuovo ci portano poche felicità, con punticine, ci mancano duro, ci arriviamo a 40, e genio e genio. Buffetto, tu sei nervoso, e io ti vengo dietro, Ecco, vedi la bolletta, tutto studiato, fatto, ho detto, vedi che fine fa la bolletta? In culo, in culo a te. Ah, vattene, guarda.